La storia della Terra viene divisa in cinque grandi ere geologiche. La prima era è detta era archeozoica, arcaica o precambriana. La seconda era è detta era paleozoica o primaria. La terza era è detta era mesozoica o secondaria. La quarta era è detta era cenozoica o terziaria. L'ultima era, cioè la quinta era, è detta era neozoica o quaternaria. La prima era. Fino a questo momento abbiamo conosciuto l'era archeozoica, arcaica o precambriana. Quest'era ci ha raccontato tutto quello che è successo alla Terra da quando si è formata 4 miliardi e mezzo di anni fa a 600 milioni di anni fa, quando negli oceani comparvero gli organismi pluricellulari. La seconda era. Abbiamo visto che 600 milioni di anni fa, con la comparsa degli organismi pluricellulari, è iniziata l'era paleozoica, detta anche era primaria, che è terminata 250 milioni di anni fa, quando fecero la loro comparsa i dinosauri. Quest'era si divide nei sei periodi, chiamati Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonifero e Permiano. La terza era. Abbiamo imparato che nell'era mesozoica, detta anche era secondaria, iniziata 250 milioni di anni fa e terminata 65 milioni di anni fa, sono esistiti grandi rettili chiamati dinosauri, che popolarono tutta la Terra e che a causa di un enorme meteorite abbattutosi sulla Terra, si estinsero per sempre. Abbiamo imparato anche che l'era mesozoica comprende tre periodi, chiamati Triassico, Giurassico e Cretaceo. Abbiamo imparato che 65 milioni di anni fa i dinosauri scomparvero improvvisamente, probabilmente a causa di un gigantesco meteorite caduto sulla Terra, che causò grandi maremoti e sollevò immense nuvole di polvere. Il pianeta diventò più freddo e molti tipi di vegetazione sparirono. I dinosauri erbivori morirono per primi poiché non trovarono più foglie di cui cibarsi. E poco dopo anche i grandi dinosauri carnivori scomparvero pure loro. Gli unici sopravvissuti a questa catastrofe naturale furono gli animali più piccoli, i mammiferi. Fu così che circa 60 milioni di anni fa fecero la loro comparsa sulla terraferma i primi mammiferi, piccoli e simili a topi. Contemporaneamente fecero la loro apparizione anche le prime piante con i fiori. La quarta era. Con l'estinzione dei dinosauri avvenuta 65 milioni di anni fa e con la comparsa dei mammiferi sulla Terra, ha inizio la quarta era, detta era cenozoica o terziaria, che finisce circa 2 milioni di anni fa, quando fa la sua comparsa sulla Terra il progenitore dell'uomo moderno, l'Homo habilis. Quest'era si divide in cinque periodi, chiamati Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene, Pliocene. Tra i vari mammiferi ve ne furono alcuni che assunsero delle caratteristiche particolari, i primati. Essi si differenziarono dagli altri mammiferi perché avevano il pollice opponibile, mani e piedi prensili, cioè capaci di afferrare il cibo e i rami. I primati avevano poi dei denti adatti ad ogni tipo di cibo,
dalle piante alla carne. Erano degli animali onnivori e potevano vivere in molti ambienti diversi. Dai primati discendono non solo le scimmie antropomorfe, dette ramapitechi, scimmie cioè simili all'uomo, ma ebbero origine anche gli ominidi, che sono gli antenati dell'uomo. Facciamo l'esempio del primo ominide, l'australopiteco. Ciò succedeva circa 4 milioni di anni fa. Con la comparsa dell'Homo habilis, avvenuta 2 milioni di anni fa sulla Terra, finisce l'era Cenozoica e inizia una nuova era. Quest'ultima era si chiama Neozoica e ci presenta la completa evoluzione dell'uomo. La quinta era. L'ultima era è chiamata Neozoica o era quaternaria ed è divisa in due periodi, Pleistocene o Olocene. L'era Neozoica va da 2 milioni di anni fa fino ad oggi. In quest'era i mammiferi aumentarono di dimensioni e divennero i nuovi padroni della Terra. Tra questi mammiferi c'erano il mammut, il rinoceronte lanoso, la tigre dai denti a sciabola, l'orso delle caverne. Il ramapiteco. 14 milioni di anni fa, nelle foreste africane, vivevano le scimmie antropomorfe, scimmie cioè simili all'uomo. Stavano preferibilmente sugli alberi per difendersi dai predatori e si spostavano da un ramo all'altro con le loro mani prensili. Si nutrivano di frutti spontanei, ma anche di piccoli insetti. Ad un certo punto, alcune di queste scimmie cominciarono a spostarsi sulla terraferma perché il clima cambiò e le foreste si diradarono. Per raggiungere gli alberi, a volte era necessario attraversare spazi molto estesi. La posizione eretta risultò quindi comoda sia per gli spostamenti che per trasportare cibo. L'australopiteco. Fu così che circa 4 milioni di anni fa, in Africa, fece la sua comparsa l'australopiteco, che vuol dire scimmia del sud, che fu definito il primo e vero ominide, in quanto camminava in posizione abbastanza eretta e sapeva utilizzare bastoni e strumenti di pietra o di osso offerti dalla natura. Era alto poco più di 1 metro e pesava circa 20 o 30 kg. Camminava con un'andatura un po' diversa dalla nostra. Teneva le gambe leggermente piegate, dondolava le braccia, ancheggiava e spostava continuamente il peso da un piede all'altro. Era infatti piuttosto goffo e non riusciva a correre velocemente. Perciò stava più volentieri sugli alberi che a terra. Era un ottimo arrampicatore. Viveva nei boschi, vicino ai ruscelli o ai laghi e cercava il cibo nella savana. Viveva in gruppo e si cibava di tuberi, di frutti spontanei della terra e mangiava insetti, oppure carcasse di animali morti. Egli sapeva comunicare solo con i gesti. Nel 1974, in Etiopia, cioè in Africa, l'antropologo Donald Johanson scoprì lo scheletro di un ominide che divenne ben presto il più famoso australopiteco conosciuto sulla Terra. Era una femmina umana, alta poco più di 1 metro, di circa 20 anni. Quell'anno la radio del campo dove era avvenuta la scoperta
trasmetteva una canzone di un famoso gruppo chiamato Beatles. La canzone che veniva trasmessa per la radio era Lucy in the Sky with Diamonds e fu per questo che gli antropologi chiamarono questa piccola donna con il nome di Lucy, anche se il suo nome scientifico è Australopithecus afarensis. Da questo momento ha inizio la storia dell'uomo, e cioè la preistoria. La preistoria è il periodo che ha inizio dalla comparsa dell'uomo, ma che precede la nascita della scrittura. La preistoria si può dividere in tre periodi. Il periodo più antico si chiama Paleolitico, che è il periodo dell'età della pietra antica. Il periodo di mezzo viene detto Mesolitico, che è l'età della pietra di mezzo. Mentre l'ultimo periodo, quello più recente, è detto Neolitico, cioè il periodo dell'età della pietra nuova. Homo habilis. Un discendente dell'Australopiteco fu l'Homo habilis, vissuto circa 2 milioni di anni fa nella savana africana, i cui resti sono stati ritrovati in Tanzania. Era chiamato così perché era in grado di costruire strumenti in pietra, scheggiandola. Queste pietre scheggiate venivano chiamate choppers. Riusciva inoltre a costruire modesti ripari che gli permettevano di difendersi e di sopravvivere meglio. L'Homo habilis aveva ancora un aspetto piuttosto scimmiesco e il corpo ricoperto di una folta peluria, ma era molto più evoluto dell'Australopiteco. Aveva infatti il cervello più sviluppato ed era più alto. Cacciava piccoli animali che poi scuoiava e viveva in nuclei familiari organizzati. Homo erectus. Circa 1,5 milioni di anni fa comparve in Africa un nuovo tipo di uomo, l'Homo erectus, chiamato così perché camminava in posizione perfettamente eretta. Era alto circa 170 centimetri ed era molto robusto. Aveva il cervello più sviluppato di quello dell'Homo habilis, le gambe più lunghe e più agili, le braccia più muscolose e più forti. Si spostava continuamente da un luogo all'altro in cerca di cibo e nel corso del tempo raggiunse l'Asia e l'Europa. Aveva perfezionato il modo di scheggiare la pietra. Sapeva infatti scheggiare la selce, una pietra molto dura e resistente, e otteneva non più ciottoli scheggiati grossolanamente, ma pietre scheggiate su due facce molto appuntite e taglienti, dette amigdale. L'amigdala, così chiamata per la sua forma che ricorda una mandorla, divenne un'arma per uccidere animali piuttosto grandi ed era un eccellente coltello, ma poteva anche servire come punta di lancia e, legata a un bastone, poteva essere usata come ascia. L'Homo erectus visse durante il periodo delle glaciazioni. Per proteggersi dal freddo, imparò a conservare i tizzoni ardenti prelevati dagli incendi. Li alimentava, li riparava dalle piogge e li portava con sé nei suoi spostamenti. Dopo moltissimo tempo, imparò anche ad accendere il fuoco, percuotendo insieme due pezzi di una pietra particolare, la selce. Le scintille, cadendo su materiale facilmente infiammabile come il muschio secco, lo incendiavano e producevano le fiamme. La conquista del fuoco, avvenuta 800.000 anni fa, migliorò radicalmente la sua vita. Con il fuoco poteva illuminare le tenebre della notte e le grotte dove si rifugiava. Inoltre si scaldava, teneva lontane le bestie feroci, costruiva lance indurendo sulla fiamma le punte di lunghi bastoni,
faceva i cibi, che diventavano sempre più buoni e digeribili in questo modo. Viveva in gruppi formati da diverse famiglie, dove ognuno aveva il proprio compito. Le donne si dedicavano ai piccoli e alla raccolta di frutti e radici, mentre gli uomini erano dediti alla caccia. L'uomo di Neanderthal. Circa 300.000 anni fa, in Europa, in un ambiente molto freddo, in quanto coperto da ghiacci, fece la sua apparizione l'uomo di Neanderthal, che prese il nome dalla valle di Neander, in Germania, dove sono stati ritrovati i suoi resti. È vissuto in quasi tutta l'Europa e in Africa. Era dotato di una corporatura massiccia, tozza e robusta, che gli permise di adattarsi alle difficili condizioni climatiche. Aveva fronte e sopracciglia prominenti e mascelle enormi. Sapeva disegnare sulle pareti delle grotte e per primo iniziò a seppellire i morti. Fabbricava attrezzi e si copriva con pelli di animale. Costruiva ripari, ma abitava anche nelle caverne. Cacciava in gruppi i grandi animali, mammut, renne, cervi, cavalli, orsi. E addomesticò anche il lupo. Cuoceva qualunque cibo, conduceva vita familiare di coppia e viveva in gruppo. Comunicava con una forma di linguaggio molto semplice. Si estinse circa 28.000 anni fa per cause ancora sconosciute. Homo sapiens sapiens o di Cro-Magnon. Circa 100.000 anni fa comparve l'Homo sapiens sapiens, che aveva una maggiore capacità cranica e caratteristiche tipicamente umane. Era capace di fabbricare strumenti in pietra molto vari e raffinati. Produceva ami da pesca, aghi da cucire in osso o in avorio, lampade, otri di cuoio per l'acqua e anche addirittura un trapano ad archetto. Confezionava abiti e realizzava ornamenti estetici. Inventò l'arco per la caccia e sapeva accendere il fuoco e cuoceva qualunque cosa. Costruiva ripari e viveva in villaggi. I suoi resti furono ritrovati in Francia a Cro-Magnon, da qui il suo nome. Emigrò dall'Africa e popolò tutta la terra. Con lui si ebbero le prime grandi manifestazioni artistiche, come le pitture rupestri, le incisioni sulle pareti delle caverne e le piccole sculture. Usava un linguaggio complesso e sapeva cantare, danzare e produrre musica. L'Homo sapiens sapiens si diffuse su gran parte delle terre emerse. Durante il periodo glaciale i mari si erano notevolmente ritirati, facendo emergere uno stretto corridoio di terra che univa l'America all'Asia. E adattandosi ai climi delle regioni occupate e creando diversi modi di vita, diede origine alla differenziazione delle attuali razze umane.